Anch'io sono Milla e partecipo alla biciclettata. Ciao! Siamo giunti ormai all'ottava edizione di questo 2012 della biciclettata organizzata a Santa Maria Capua Vetere. Come sapete, io insieme a Donato e Ferdinando portiamo avanti questa iniziativa con grande piacere, con fervore, perché è un'iniziativa che a Santa Maria può fare solo bene. La biciclettata, oltre ad avere i suoi scopi di mobilità ciclabile e di mobilità alternativa, è anche un monito per l'amministrazione per portare avanti progetti di rinnovamento per la città di Santa Maria Capua Vetere. E butto lì due o tre progetti semplici richiesti dai 1500 partecipanti di questa biciclettata: rastrelliere per la città di Santa Maria Capua Vetere che mancano, adeguamento delle piste ciclabili che non sono a norma per una città come Santa Maria Capua Vetere di 34.000 abitanti, rispetto della civiltà sulle piste ciclabili, auto ferme, attività commerciali che occupano con i loro spazi delle piste ciclabili, e questo non sta bene, ci deve essere un maggiore controllo da parte dell'amministrazione. Penso che continueremo con questa attività fino alla fine di settembre, come abbiamo fatto l'anno scorso. Allora, faccio i complimenti agli organizzatori perché è stata veramente un'iniziativa fantastica, e mi sorprendo di volta in volta a vedere che ogni giovedì le persone sono sempre di più. La prossima cosa che mi piacerebbe vedere a Santa Maria sarebbe una pista ciclabile. Allora, è stata un'ottima iniziativa, è la prima volta che partecipo nella mia città a un'iniziativa del genere. Mi sono trovato benissimo, ringrazio gli organizzatori, ma soprattutto chi ha avuto questa idea. È un modo anche per la gente di riappropriarsi della propria città, uscire la notte senza pericoli e andare in bicicletta. Ora basta soltanto aggiustare un po' di più le strade e questa iniziativa potrà andare avanti con grandissimo successo. Grazie. È stata davvero una bella esperienza da rivivere, un'ottima idea della città per farci rincontrare tutti. Bell'itinerario e è stata una bella esperienza per incontrare gli amici in bicicletta. Allora, Donato, da organizzatori siamo giunti all'ottava biciclettata del 2012. Le tue impressioni? Molto lavoro da parte nostra, molto impegno anche da parte di tutte quante le istituzioni, quali sono la Polizia Municipale, la Protezione Civile, e anche l'impegno dei ragazzi che hanno istituito questo gazebo, dei ragazzi di Interno 18 che a costo zero stanno distribuendo le guide di Santa Maria Capua Vetere, eccole qui. Un'ottima iniziativa per la città di Santa Maria, penso. Assolutamente sì, abbiamo la possibilità di distribuirle in poche occasioni, quindi le vogliamo sfruttare. Penso che vada fatto anche un plauso al settore della Polizia Municipale che, certo, da due biciclettate a questa parte ci ha reso una biciclettata molto tranquilla. Molto di più di due biciclettate, siamo alla quarta tutelati dalla Protezione Civile. Vabbè, io lo sai, sono un po' polemico con il settore della Polizia Municipale, io voglio conteggiare due biciclettate. Già l'ho detto anche prima, lo voglio ripetere perché è una cosa veramente interessante. Questa può essere, queste 1500 biciclette possono essere per l'amministrazione un monito per portare la città di Santa Maria Capua Vetere a una città sicuramente più vivibile dal punto di vista della bicicletta.